Ma intanto mi viene da dire la nostra Alice, perché ogni volta che parlo di Alice, la mia Alice, ma in realtà non è solo mia, è una nuova Alice vista da Fabrizio, il mio maestro, che ha un nuovo look grazie a Giorgio Guglielmo, che è qui presente, la nostra fantastica costumista, che ha voluto dare anche proprio un look diverso a tutti i miei personaggi. Siamo tutti molto più caratterizzati quest'anno. Abbiamo tutti un'anima dentro e fuori, quindi questo forse ha aiutato tutti noi. È una Alice non è più matura, è semplicemente più sicura di quello che vuole. Vuole Cici, lo vuole a 360 gradi e vuole anche la sua vita, quindi è una giovane donna che non ha paura di amare, non ha paura di amare anche il suo lavoro contemporaneamente. Quindi questa è la domanda esistenziale che si fa quasi per tutta la serie. È possibile coinvolgere entrambe le sfere della vita di una donna? Secondo lei sì. Il problema è che non è per Cicilla. Non è la stessa Perché Cicilla cosa è una donna, perché si fa questa domanda, purtroppo è un sembra uomo, una battuta, quindi ma in ha realtà una è verità. parte che non Sì. funziona. Però noi cerchiamo in tutti i modi, in tutte le Le puntate, di dame la forza per non riavvicinarli. escludermi. E quindi in realtà è una ricerca infinita verso una felicità che poi alla fine lei ha dentro di sé. Arriverà Giorgio Marchesi Sergio Nardi, Mastrotta. e il mio fantastico Einardi, che in realtà le darà quell'attenzione che Cici nega. Si sentirà sola e improvvisamente troverà in Einardi non solo un collega, perché poi c'è sempre Li lasciamo questo soli? dualismo, è gelosissimo a Toro. E non so, ma ci sarà appunto questo aiuto lavorativo, perché lei comunque continua ad interessarsi sempre di più al caso umano dei casi che lei affronta, insomma, al perché, ma anche legalmente, quindi avrà un appoggio verso Einardi, non solo su di lui, ma anche un'attenzione un po' più personale. E poi ci sarà anche Arthur, che a un certo punto tornerà, perché quando pensi che tutto vada bene c'è sempre qualcosa che poi arriva da un momento all'altro e ti scombussa un'altra volta il cuore. Dimmelo a me. Quindi diciamo che sentimentalmente c'è ancora un po' di traffico, però Questo non deve devo darvi l'idea che la ragazza sia facile, dire, ovviamente, no, e la ma soprattutto conoscete sentimentalmente. bene. Però sono io volevo approfittare di questa cosa perché questa serie per me, anche la prima stagione, ma soprattutto la seconda, è stata anche fisicamente molto complicata, perché è la prima serie, credo, che ci sia, che forse in Italia, dove il personaggio è presente in ogni singola scena. Quindi non è soltanto l'occhio del pubblico, ma attraverso Alice tutto vive. E sembra banale, ma è complicatissimo. E senza questo cast, senza di voi, non sarei qua. Non solo fisicamente, ma quella lì non ci sarebbe. E volevo ringraziarvi personalmente davanti a tutti, perché secondo me una serie come questa è fatta veramente da tutti, dal cast alla troupe, che puntualmente tutti i giorni soffriva con me, correvamo, perché ovviamente produttivamente noi cerchiamo sempre di fare, di dare il meglio, ma ovviamente i tempi di una serie non ci permettono magari di concentrarci su determinate cose, ma dobbiamo correre, dobbiamo farlo tutto al meglio. Quindi io veramente volevo espandere i miei ringraziamenti a tutta la troupe, quelli che non ci sono presenti, a Tullio Solenghi, che oggi non c'è, che interpreta il nostro supremo, a Martina Stella, che ci sarà anche quest'anno per poco, ma ci sarà, a Dario Aita, che non c'è neanche lui, e a Michele Di Mauro. Quindi io volevo ringraziare tutti e volevo ringraziare Fabrizio.